ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi le complete moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla con un nuovo video, un nuovo outfit stile Halloween, ragazzi. Tema Halloween. Vi riporto, tra virgolette, diciamo è lo stesso completo che ho portato ieri nel vecchio video di ieri, ragazzi, ma sto giro invece di usare la camicia da lavoro faremo il completo con la giacca di pelle, che secondo me è molto più carino. Questo è come si presenta con i Jokers arancioni, ragazzi. Io ora lo farò con quelli neri, quindi verrà praticamente tutto nero col busto invisibile, ragazzi, con le spalline arancioni, la maschera, un po' quello che volete, che secondo me è un completo veramente semplice, carino, clean e moddato, ragazzi, quello che ci interessa. Partiamo dalle scarpette, andiamo su stivali, ragazzi, e ci mettiamo un paio di stivali un pochettino da stile Halloween. Quindi io ho scelto, ragazzi, questi qua, che sono i numeri 88, ragazzi, controllate sempre bene, guardate un pochettino voi, ma come al solito le scarpette, ognuno mette un po' quello che ci piace. Dopodiché, importante invece, raga, andiamo a mettere la solita maglia trafficante numero 2, quella sabbia, ragazzi, non potete sbagliare, è gialla. A questo punto, una volta che avete messo la maglia, andiamo su giacche da biker. Allora, ragazzi, io ho usato questa giacca che adesso vi faccio vedere. Provate anche voi, datemi una mano, così vi porto qualcosa di più carino. Se ci sono anche altre giacche che si possono usare per fare questo glitch, se io trovo qualcosa, ragazzi, non vi preoccupate, vi porto tutto sul canale. Quindi ci andiamo a mettere questa giacca qua, ragazzi, la numero 66, giacca di pelle aderente. Ragazzi, guardate sempre le giacche, perché delle volte i numeri non combaciano. A questo punto, una volta messa la giacca e la maglia, che sono quelle le cose importanti per far uscire il busto invisibile, ragazzi, andiamo a metterci i guanti che volete. Io ho messo questi che mi piacciono un sacco, quelli di pelle aperti stile moto, ragazzi. Dopodiché dobbiamo toglierci tutto dalla cappa, quindi occhiali, cappello, orecchini. Ci leviamo tutto e una volta che è bello pulito possiamo salvare il completo nel primo slot o nell'ultimo slot, perché dovremo andare a fare il merge come abbiamo fatto nel video precedente. Quindi una volta salvato o nel primo o nell'ultimo slot, raga, dovremo andare a comprare o prendere, se l'avete già comprata, la tuta da scienziato pazzo. La tuta da scienziato pazzo, ragazzi, ce ne sono vari colori perché alcune persone mi hanno chiesto, non cambia assolutamente nulla, ne prendete una e fate il glitch con quella. Quindi una volta indossata la tuta da scienziato pazzo, ragazzi, andiamo dal solito cannocchiale. A questo punto, una volta dal cannocchiale, come al solito corriamo, schiacciamo freccia a destra, teniamo aperto il menu interazione e ci bloccheremo in questa schermata. Andiamo a selezionare il completo che vogliamo moddare e quando ci allontaniamo, ragazzi, avremo la maschera dello scienziato pazzo sul nostro outfit. A questo punto non ci resta altro, ragazzi, che andare a salvare il completo. Mi raccomando, salvate sempre o nel primo o nell'ultimo, quindi sovrascrivete man mano che andate avanti con l'outfit. Io userò sempre il primo, ragazzi, e nei miei video vedrete sempre test. A questo punto, una volta salvato, raga, non ci resta altro che andare ad avviare il solito lavoro da titano. Quindi start, online, attività, avvia attività, create da Rockstar. Un lavoro da titano nella categoria missioni, ragazzi. Una volta che siete all'interno del lavoro da titano non dovete fare nient'altro che avviare normalmente l'attività. Quindi una volta che saremo dentro l'attività, ragazzi, se state facendo l'outfit con un vostro amico potete invitarlo
invitarlo, così lo fate assieme, non succede assolutamente nulla. E una volta che siamo nell'attività, ragazzi, andiamo dall'ammunition più vicino e semplicemente andiamo di nuovo a sovrascrivere l'outfit nello stesso posto di prima, quindi o nel primo o nell'ultimo, ragazzi. Una volta che avete salvato l'outfit, non vi resta altro che quittare l'attività. Come quittare l'attività? Sempre dal telefono, ragazzi. Una volta che spawneremo il lobby, ora qua sta a voi decidere cosa mettere sull'outfit. Possiamo mettere la cintura se vogliamo, ragazzi, quindi se avete un cinturone, un completo col cinturone, invece delle spalline potete mettere la cintura. Io, siccome siamo a tema Halloween, ho deciso di mettere le spalline sempre arancioni che andrò a prendere dalla tuta di Ao. Purtroppo la tuta di Ao, ragazzi, è la tuta esclusiva next gen, quindi chi è da old gen, regà, vedete voi, o usate le vecchie tute, fate qualcosa di carino, oppure vi mettete un cinturone e vi accontentate di quello. Vi lascio a voi decidere. A questo punto io mi dirigerò da LS Autoraduno, regà, per prendere la tuta di Ao. Quindi, per chi non lo sapesse, regà, andate da questa tizia e troverete le nuove tute esclusiva next gen. Sono bellissime, hanno delle spalline fantastiche confronto quelle vecchie. Quindi andiamo a mettere questa qua, la numero 12, a me è la numero 12, controllate, non potete sbagliarvi, è l'unica con le spalline arancioni. A questo punto non ci resta altro che avviare la nostra attività merge, che vi lascio in descrizione, ragazzi. Quindi online, attività, attività preferite, andate su missioni e troverete basso profilo oppure l'affare G, raga, non cambia nulla, me lo chiedete spesso questa cosa qua, non cambia assolutamente nulla. Una volta che siamo all'interno dell'attività, ragazzi, fate entrare un vostro amico, perché va fatta per forza in due, da sola non si può startare questa attività. E a questo punto, mi raccomando, fondamentale, dovete mettere completi salvati, perché se non mettete completi salvati spawnate quei completi dell'attività e non mergiate una ciolla. Quindi completi salvati, dopodiché andiamo ad avviare l'attività appena entra un nostro amico. Quindi a questo punto, una volta alla selezione dell'outfit, per chi ha messo l'outfit nel primo slot farà una volta a destra, per chi ha messo l'outfit nell'ultimo slot farà una volta a sinistra. Non vi potete sbagliare, ragazzi. Quindi a questo punto io ora skippo il video e dovete quittare l'attività nella solita maniera. Quindi aprendo il telefono, facendo AX oppure X quadrato X se giocate la PlayStation. Una volta che siete spawnati in lobby saremo di nuovo con questa tuta, ragazzi, diventiamo CEO se non lo siamo già. E una volta che siamo CEO andiamo sullo stile del CEO e ci prepariamo con un veicolo. A questo punto saliamo sul veicolo e una volta che siamo dentro il veicolo con i motori accesi switchiamo lo stile del CEO, una volta a destra e una volta a sinistra, quindi lo mettiamo e lo togliamo, ragazzi. A questo punto scendiamo dal veicolo e sbadabam, regà, avremo il busto invisibile, le spalline col completo moddato. Quindi adesso cosa ci resta fare? Salvare l'outfit, ragazzi. Come al solito andiamo dove ci pare e lo salviamo. Una volta che ci saremo salvati il completo, regà, io vi posso anche consigliare di andare a mettere il badge. Potete farlo anche nell'outfit precedente che ho portato ieri, mia colpa, perdonatemi, mi sono dimenticato di mettere il badge, lo metterò anche io poi su quell'outfit, su questo ve lo porto. Quindi andiamo in questo punto della mappa dove c'è questa attività che vi lascio in descrizione, che ci permetterà di prendere il badge dell'FBI, della IAA. Ah, scusate. Quindi entrate al centro e spammate freccia destra, niente di più facile. Una volta che vi avvia la lobby, semplicemente avviate l'attività e il colpo normalmente.
A questo punto, una volta spawnati, regà, avremo il badge sull'outfit. Non ci resta altro che andarlo a salvare. Per salvarlo, per chi non lo sa, per chi non ha visto il video che avevo portato, semplicemente andate nell'appartamento, andate nella zona dell'armadio e vi salvate l'outfit. Non ve ne frega più niente di salvarlo nel primo, nell'ultimo, in mezzo al centro, perché tanto ormai il merge è stato fatto. Quindi vi salvate l'outfit, ragazzi, e avrete il badge. Come al solito, una volta salvato il badge, quittate l'attività dal telefono, ragazzi. Niente di più semplice. Invece, raga, a questo punto, se volete, potete giocare col cannocchiale. Vi indossate la maschera, salvate l'outfit con la maschera, raga. Dopodiché andate a fare il solito giochetto del cannocchiale. E come ben vedete, io sono andato a mettere il caschetto sopra la maschera ed è venuto in questa maniera. Allora, ragazzi, se controllate, non ho il badge perché questa parte l'avevo registrata prima, volevo metterla poi dopo. Vabbè, ho fatto i miei casini come al solito. Comunque, guardate che cagata che è il casco con la maschera. Però è carino, raga, alla fine non è brutto. Io lo toglierei sto casco, lascerei solo la maschera, è veramente più carino. Se volete mettete il casco, se volete non lo mettete. L'importante è che mettete un like, condividete, commentate e vi iscrivete in tutti i miei gruppi Telegram. Bella, regà, alla prossima. Sbadabam!